basso, è un libro gratuito, si è scaricato dalla rete, oppure è acquistabile su Amazon, proprio come libro cartaceo, oppure che chi ha un ebook è acquistabile il file apposta per ebook. E volendo si può anche leggere direttamente su internet con un browser. Questa è una guida per principianti approvata direttamente dal team di Giuvole Italia. È molto ampia, sono centinaia di pagine e vengono trattati tutti quelli che sono gli aspetti principali che servono a un principiante per iniziare a usare Joomla. Ci sono alcuni capitoli che sicuramente sono magari eccessivi per un principiante, come la migrazione da una vecchia versione di Joomla a una nuova, giusto per fare un esempio. Ci sono anche capitoli che non riguardano in maniera specifica l'utilizzo di Joomla, ma ad esempio quali sono le politiche migliori per creare un sito web. Andiamo avanti. Gli obiettivi di questo nostro secondo incontro sono, prima di tutto, mostrare quali sono le risorse disponibili, rese disponibili dalla comunità di Joomla. Le risorse comprendono anche il libro che ho fatto vedere prima, ma anche molto di più, tra poco lo vedremo. Poi vorrei concentrarmi sul rispondere ad alcune domande che sono emerse dopo il primo incontro. Alla fine dell'incontro di sabato già mi sono state poste delle domande, però vorrei ritornare su un paio in particolare a cui sento di voler dare una risposta più precisa. Inoltre, in questi giorni mi sono arrivate via email anche altre domande un po' più generiche riguardo a come si fa il sito web, domande che non riguardano, diciamo, Joomla nello specifico, ma più in generale come si fa un sito, e mi voglio concentrare anche su questi aspetti. Collegato a questo punto, desidero mostrare che la costruzione di un sito non è solo un problema tecnico. Vi faccio un esempio. Se ad una persona si insegna ad usare un pennello per dipingere, ma quella persona non ha la vocazione dell'artista, alla fine quello è un insegnamento che probabilmente sarà privo di utilità. Allo stesso modo, imparare a fare un sito con Joomla è utile solo se si tengono in considerazione anche altri aspetti che non sono strettamente tecnici, ma che riguardano in generale la problematica su come si fa un sito web. Poi passeremo all'ultimo punto, che verrà preso più ampiamente nel terzo incontro, che riguarda i concetti di base dell'amministrazione. Partiamo allora dalle risorse della comunità di Joomla. È importante che ciascuno di voi, quando prova a fare un sito con Joomla, tenga sempre come riferimento il sito joomla.it. Già nel menu, come potete vedere, c'è più o meno tutto quello che serve per chi ha bisogno di supporto. C'è la pagina principale, il forum, la pagina dove è possibile scaricare le varie versioni di Joomla. Noi qui stiamo tenendo in considerazione solo la versione 2.5, una pagina dove si possono scaricare i template. I template riguardano l'aspetto grafico del sito, aspetto che può essere cambiato con relativa semplicità. Poi ci sono le guide, corsi Joomla. Qui per corsi Joomla si intende proprio corsi intensivi a pagamento organizzati in varie sedi d'Italia. E altro ancora. Sempre su questo sito, credo cliccando su guide, si accede al wiki della comunità di Joomla. Un wiki è una risorsa collaborativa dove gli appassionati di Joomla possono scrivere gli articoli che credono che siano più utili per gli utenti. Vediamo da questa breve schermata che c'è una pagina per le FAQ,
il resto non si vede da questa schermata, comunque scorrendo la pagina si trovano guide, si trovano manuali, si trovano articoli. Più avanti, verso la fine di questo incontro, citerò un paio di link specifici tratti da questo sito. Credo che comunque chiaramente già una visione delle FAQ, cioè delle domande poste frequentemente, sia un buon punto di partenza. Il forum è strutturato per argomenti. Qui ho cliccato su uno specifico argomento che è Joomla 1.6 e versioni successive. Non ho riportato tutti gli altri argomenti in questa schermata. Comunque, andando sul sito forum.joomla.it si trovano le varie tematiche e da lì è possibile porre domande alla comunità di Joomla. Ora vorrei soffermarmi sulle domande che mi sono state poste. Una di queste è: saremo in grado di creare un sito con le indicazioni fornite in questo corso? A questo proposito mi è venuta in mente una pubblicità trasmessa di recente in televisione, nella quale si rende noto l'esistenza di un servizio per creare siti web nel giro di pochi minuti. Quindi fondamentalmente la risposta è che un sito web se lo può creare anche un bambino con nessuna conoscenza tecnica, usando dei servizi più o meno già belli e pronti. Dall'altra parte, dall'altro estremo, l'altra volta ho citato Italia.it, che è costato, pare, 45 milioni di euro. Ora, recentemente, credo ieri sera, in televisione è stato reso noto che anche il sito, credo, dell'INAIL, chi ha visto il servizio, quanto è costato? No, non lo so, non l'ho visto, ma so di questa storia. Ecco, credo la metà di Italia.it, 25 milioni di euro. È ovvio che sono due estremi, cioè da una parte si ha la creazione di un sito praticamente senza investimenti, né investimenti di tempo né investimenti economici. Dall'altra, la creazione di un sito con uno sforzo economico, tra l'altro di tasca nostra, enorme, sproporzionato rispetto a quello che uno si può aspettare per la costruzione di un sito. E allora quindi sarebbe bene valutare cosa significa veramente creare un sito che funzioni. Innanzitutto, comunque, degli investimenti di tempo e anche economici servono. Quindi è possibile creare un sito con le indicazioni fornite in questo corso? Questo sì, è possibile, però ciascuno dovrà poi comunque dedicare del tempo ai siti che crea e fare degli approfondimenti personali oltre a ciò che qui viene detto. Tra l'altro, in questa sede non è nemmeno possibile fare delle esercitazioni, sono solo così incontri frontali, io parlo e voi ascoltate, perché qui a Grosseto, anche volendo, non si potrebbe fare diversamente. L'aula più grande disponibile a Grosseto ha circa 20 computer. E quindi poi sarete voi a dovervi impratichire di Joomla. Qui ho scritto: creare un sito non è solo una questione tecnica, ma è anche efficacia ed efficienza nella comunicazione. E ora voglio riportare come esempio alcuni siti che così ho incontrato in questi giorni, che mi sembrano degni di nota per sottolineare come un sito è innanzitutto un problema comunicativo. Questo è un frammento di una pagina di un agriturismo qui vicino. È un agriturismo in cui sono stato recentemente. Quando sono andato sul sito per informarmi, questo è quello che ho visto, e c'è l'indirizzo, tra l'altro è un'aperta campagna, questo indirizzo non c'è nemmeno sul mio navigatore, sotto c'è come trovare questo luogo, bianco,
non è un problema del mio computer, è proprio un problema del sito. Ed è così da più di un mese, più o meno da quando io conosco questo sito. Cosa significa? Che chi l'ha fatto, l'ha preso, l'ha messo lì e poi se ne è disinteressato. Non si è nemmeno accorto che è sparita la cartina. Ecco, questo è un modo di tenere siti che non va bene. Trenitalia, tutte più o meno conosciamo il sito di Trenitalia. Trenitalia fa di tutto per farci vedere quanto sono belli, almeno di fuori, i suoi treni. Io mi ricordo che alcuni anni fa, non ricordo esattamente quanti, forse 3-4 anni fa, dal sito di Trenitalia era possibile scaricare un'applicazione gratuita che gira anche su uno smartphone vecchissimo come questo, come il mio, con il quale era semplicissimo trovare gli orari. Non c'era nemmeno bisogno di entrare sul sito di Trenitalia. Poi questa applicazione è sparita e vabbè, pazienza, potevo comunque ancora collegarmi con il browser del mio cellulare sul sito di Trenitalia. Recentemente è stato fatto un accurato restyling grafico del sito e io da quel momento quasi per niente riesco più a consultare gli orari con il mio cellulare. Allora, l'informazione, l'accessibilità degli orari, a chi interessa? Sì, interessa anche a chi è a casa propria, davanti al proprio computer, ma magari può interessare ancora di più a chi è in viaggio e magari all'ultimo momento deve prendere un treno, oppure una persona ha perso una coincidenza e vuole progettare un nuovo percorso. Quindi è importante che un sito chiave come questo, visto che non ci sono nemmeno altre ditte che si occupano della gestione dei treni in Italia, praticamente è un monopolio questo, allora, visto che questo è un sito fondamentale, è importante che sia accessibile anche in mobilità. E così non è. Quindi, poi c'è anche un altro problema. Sempre in questo sito è possibile, cliccando sul menu, non mi ricordo esattamente il percorso, vedere l'andamento dei treni in tempo reale per sapere se il proprio treno è in ritardo. E io l'ho fatto, mi aveva segnalato un ritardo di 10 minuti. Il treno poi è arrivato perfettamente in orario perché le informazioni non sono aggiornate. Allora ci hanno messo a fare. Quindi tecnicamente è fatto bene questo sito, però dal punto di vista comunicativo ci sono dei seri problemi. Questo è un forum, più precisamente è il servizio tecnico di una ditta che crea un'estensione per Joomla che si chiama Joom Social. Tantissime estensioni per Joomla sono a pagamento, nel senso che il software, l'estensione in sé, l'estensione è ciò che aggiunge funzionalità a Joomla, l'estensione in sé non è che ha un proprietario, perché è software libero, con tutto ciò che abbiamo detto l'altra volta a proposito del software libero. Ciò che in realtà viene venduta è l'assistenza. Poi ovviamente giocano sul fatto che per avere accesso alla possibilità di download comunque uno deve acquistare l'assistenza, per cui alla fine comunque c'è un pagamento. Bene, io sono diversi mesi che uso questa estensione. Dal supporto tecnico non ho mai avuto una risposta che mi sia stata utile. Stesso discorso per tanti altri utenti che si sono lamentati. Inoltre c'è anche un grosso problema di usabilità di questo sito. Perché? Perché questo sembra il canale principale per comunicare con il supporto tecnico. C'è scritto seleziona un dipartimento, tecnico supporto, next. In realtà su questo sito non c'è nessun tipo di comunicazione con il supporto tecnico che è stato spostato su un altro sito e qui non è stato segnalato. Infatti questo l'ho scoperto dopo alcune settimane. Ancora una volta, abbiamo un sito che tecnicamente è fatto bene, ma dal punto di vista comunicativo proprio non ci siamo. Ecco, questi sono tutti esempi di cose da tenere presenti quando si fa un sito. Ancora, Rai.tv. Ieri sera è stato trasmesso
trasmissione che così oggi mi sarebbe piaciuto rivedere. Questo è quello che ho visto. Un bel pulsante con scritto installa Microsoft Silverlight. Tra gli standard del web decisi da un consorzio internazionale che si chiama W3C ci sono l'HTML, innanzitutto l'HTML in tutte le sue versioni. E non so se anche JavaScript è stato standardizzato da W3C. Comunque ci sono tutta una serie di standard che hanno lo scopo di assicurarsi che una volta che un sito è stato creato questo possa essere accessibile a tutti, indipendentemente da programmi installati sul proprio computer, indipendentemente dal fatto che una persona si colleghi con un telefonino o con un computer normale e così via. Questo Microsoft Silverlight è un plugin, cioè un qualcosa che si aggiunge ai browser come Internet Explorer, Firefox, Chrome e simili, solo su Windows. Tra l'altro recentemente ne è stato interrotto lo sviluppo e quindi è già una tecnologia vecchia. E oltre a essere vecchia non è standard. Io sono un utente di Linux. Per me, ma anche per chi usa un Macintosh, questo sito è incompatibile. Io non posso vederlo. Non posso vedere filmati trasmessi dalla RAI. E questo è un sito di servizio pubblico, perché tutti paghiamo il canone. Allora, qui ci abbiamo un problema sia tecnico, sia di comunicabilità. Qui ho scritto accessibilità e compatibilità. Ovviamente un sito che è fatto solo per essere visibile a certe condizioni, solo ad esempio su chi ha Windows installato e certi programmi installati, oltre a non essere compatibile, non è nemmeno accessibile. Quella è una ovvia implicazione. Certo che le istituzioni pubbliche si dovrebbero preoccupare di rispettare gli standard del web. Stamani sono andato sul sito del Comune di Pistoia. È comparso questo messaggio. Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player. La domanda che mi sono chiesto è perché. Stesso discorso per Silverlight. Tra l'altro Flash, che è sempre non uno standard, ma un qualcosa in più da aggiungere al proprio browser, di proprietà di una ditta, in questo caso l'Adobe, è già superato agli standard del web. Faccio un esempio: sulla nuova versione di Windows che uscirà o già uscita, Windows 8, non so se è già in commercio. È già in commercio, ok. Internet Explorer 10, quando si accede dalla schermata principale, però tutti i pulsanti, non supporta Flash, cioè è già stato tagliato fuori. Faccio un altro esempio: gli iPhone, l'iPod, l'iPad, tutti questi prodotti di marca Apple non supportano più Flash, è stato proprio levato di mezzo. Allora, fare un sito significa anche rispettare gli standard. Joomla è concepito per rispettare gli standard. Ad ogni modo siamo noi che creiamo il sito e ci dobbiamo assicurare che questo sito sia veramente accessibile a tutti. Qua ho fatto un riepilogo di tutto quello che ho cercato di comunicare con questi esempi, ovvero oggi non basta più fare un sito e metterlo online. Un sito non è una vetrina che uno la fa una volta, la mette su internet e poi se la dimentica. Questo poteva andare bene tanti anni fa. Oggi è il tempo del web 2.0, se non addirittura 3.0. Bisogna seguirlo, ascoltare gli utenti. Se vengono segnalate delle problematiche, vanno sistemate, ma non bisogna nemmeno aspettare che siano gli utenti a lamentarsi, bisogna mettersi noi stessi nei panni degli utenti e capire quali possono essere i problemi. Ciò implica essere sempre pronti a intervenire, quindi un sito è una realtà dinamica. Una persona, una volta ha creato un sito, comunque lo deve seguire, è un investimento continuativo nel tempo.
Seguire l'evoluzione del web significa tante cose. Significa sia dal punto di vista tecnico evitare cose come quelle che abbiamo visto prima, usare SQLite, usare Flash, ormai sono superati, basta, non c'è più, bisogna andare oltre. Ma significa anche seguire le tendenze. Oggi le connessioni in mobilità, come con gli smartphone o con computer piccoli come questo che io mi porto appresso, sono diffuse e quindi un sito dovrebbe essere accessibile anche con questi dispositivi. Ma oggi la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone accede a internet innanzitutto per usare Facebook, al limite Twitter. Allora, seguire l'evoluzione del web significa ok, io faccio il sito, però mi occupo anche di avere la mia pagina su Facebook per interagire con le persone che considerano Facebook come il loro ambiente naturale su internet. A me Facebook non piace, io non sono iscritto su Facebook, però comunque in passato lo sono stato, in passato l'ho usato, sono consapevole di come funziona e non posso, diciamo, ignorare che nel momento in cui qualcuno vuole proporre qualche cosa a un vasto pubblico deve tenere presente la realtà dei social. Comunicare efficacemente riguardo a tutto ciò che si è detto finora, essere nei social e rinnovarsi. Quindi pensare di prendere un sito, farlo in 5 minuti, metterlo online, dimenticarselo, non è esattamente l'approccio consigliabile. Questo poi è ricollegato alla seconda domanda che mi è stata posta in questi giorni. Un'azienda può creare un sito senza bisogno di avvalersi di consulenze esterne? Io dico, forse sì, o forse no. Dipende da questa azienda, dipende dal tipo di personale che ha, dipende dalla preparazione del personale, dipende dal tipo di cultura aziendale e anche dal tipo di cultura informatica presente. Poi ho scritto, qual è la differenza tra ciò che è desiderabile e ciò che può essere fatto? Ciò che è desiderabile ovviamente è collegato agli obiettivi che l'azienda in questione vuole perseguire. Ciò che può essere fatto riguarda ciò che effettivamente l'azienda è in grado di fare senza bisogno di avvalersi di una consulenza esterna. Questa è una cosa che può valutare solo l'azienda. Non posso io fornire una risposta che possa essere valida per tutte le aziende. Le domande da porsi sono innanzitutto quali sono gli obiettivi. In ogni progetto di sviluppo software, a volte la parte di decisione degli obiettivi è quella che porta via tanto tempo, perché se gli obiettivi non sono ben chiari, ben definiti e condivisi, tutto il resto rischia di diventare una perdita di tempo. Risorse e investimenti, per tutto ciò che ho detto finora, è giusto investire in un sito, non si può pensare di creare un sito a costo zero, perlomeno un sito efficace, anche perché se l'investimento è veramente piccolo, anche il guadagno che si può aspettare sarà piccolo, mi pare una normale conseguenza. Dopo tutta questa panoramica, io adesso tornerei più nello specifico a domande tecniche che riguardano l'incontro della volta scorsa. Io ho fatto l'esempio di un'installazione su Linux Mint, che vale anche per Ubuntu, i passaggi sono gli stessi. Ma ciò non significa che io vi dico siete obbligati a usare Linux. La domanda è stata, in ogni caso, per fare un sito con Joomla occorre caricare Linux sul proprio PC? Qui ho riportato un frammento di testo preso proprio dalle FAQ che vi ho indicato prima sul wiki di Joomla. C'è scritto chiaramente, Joomla deve essere installato su un server Linux con database MySQL, seppure le ultime versioni supportano anche altre tipologie di servizi. E poi,
c'è scritto comunque che è possibile utilizzare anche sistemi diversi, ma gran parte della documentazione del supporto disponibile si riferiscono comunque ad una piattaforma LAMP. LAMP, vi ricordo, Linux, Apache, MySQL e PHP. Joomla può essere installato sotto Windows? Sì. Allora, o una persona si scarica e si installa singolarmente Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, sì, mi pare di aver detto tutto, e se li configura, oppure può usare un programmino che contiene già tutti questi applicativi. Un esempio è EasyPHP. Quello in basso è l'indirizzo da cui potete scaricare. Io non l'ho mai usato, però come riferimento vi indico questa guida, nella quale ho spiegato passo dopo passo come si fa a installare EasyPHP su Windows. Lì c'è scritto BAMP, infatti in questo caso cambia la L di Linux nella W di Windows. L'altra volta mi è stato chiesto se è possibile far girare Joomla su macOS. La mia risposta è stata: non lo so, perché non l'ho mai provato. Poi mi sono documentato e la risposta è sì. Esiste, in questo caso avremo una piattaforma MAMP, dove la L di Linux è stata sostituita con la M di macOS, e c'è proprio un sito mamp.info dove è possibile scaricare questo applicativo, che contiene a sua volta tutti i programmi che servono, quindi Apache, MySQL e PHP. Qui c'è scritto MAMP e MAMP Pro. MAMP Pro è un applicativo commerciale che contiene molte cose in più. MAMP invece è gratuito. A questo punto ho voluto indicare la pagina dei requisiti tecnici di Joomla. Come vedete, non è specificato il sistema operativo. Non c'è scritto Linux, non c'è scritto Windows, non c'è scritto macOS, perché, come abbiamo visto, gira su qualunque sistema dove possono girare i software necessari per usare Joomla. Vediamo PHP, MySQL e tre possibili server. In ambiente Windows è usato molto anche IIS. È possibile far girare Joomla anche su IIS installando poi la libreria PHP per IIS. È una soluzione. In alcuni casi può aver senso, ma finché c'è scelta io consiglio comunque di usare Apache. Mi è stato chiesto come fare a installare Linux, se è necessario toccare le partizioni, eccetera. Ora, chiaramente in questo corso non è che ci possiamo soffermare su un'installazione di Linux, però vorrei passare una dritta a chi è interessato. Ubi, che è scaricabile all'indirizzo qui indicato, permette di installare Ubuntu sul proprio computer con pochi clic. C'è uno scarico, il programmino, che è di poche centinaia di K, quindi leggerissimo. Questo programmino chiede il nome utente, la password e poche altre informazioni di base, e poi fa tutto da solo. Si scarica da internet Ubuntu, lo installa, tutto in maniera automatica. Poi, quando una persona riavvia il computer, si troverà un menu con scritto: vuoi avviare su Windows o vuoi avviare su Linux? Una persona sceglie. Questa soluzione è particolarmente comoda agli inesperti o a chi ha paura di toccare partizioni sul proprio computer, proprio perché permette di installare Linux senza toccare minimamente le partizioni già esistenti nel proprio computer. Gli esempi che vi ho fatto nel primo incontro sono basati su Linux Mint. Esiste un programmino analogo per Mint che si chiama Mint for Win. L'ho messo in secondo piano, l'ho solo citato, perché c'è un problema di compatibilità, c'è un piccolo bug tale che questo programmino funziona correttamente solo sul PC a 64 bit, quindi diciamo, credo che Ubi sia più supportato. Infine, mi era stato chiesto
perché un'installazione di Joomla, una stessa installazione come quella che vi ho mostrato nel primo incontro, fatta come l'ho fatta su un host, in particolare su Aruba, non funziona. Io avevo risposto di controllare i permessi e di controllare la versione di PHP che fosse la 5.3 e i permessi che fossero 7.5.5. Sul discorso dei permessi ci si ritorna credo tra una slide o due, perché voglio parlare anche di come si usa un client FTP, cosa che l'altra volta non ho fatto. Comunque ho scoperto che effettivamente su Aruba ci sono dei problemi con Joomla 2.5. In pratica, al link qui indicato ci è spiegato come risolvere il problema. Per dirla in poche parole, poi questa cosa se posso approfondirla privatamente con qualcuno se ha questo tipo di interesse, è necessario modificare due file di Joomla. Joomla ha un file di configurazione config.php nella cartella principale e un file .htaccess, o meglio, nell'installazione di Joomla c'è htaccess.txt, var denominato. Comunque è una questione squisitamente tecnica su cui ora non voglio dedicarci ulteriore tempo. Comunque, se qualcuno ha questo tipo di problemi, si può parlare. A proposito di installazione, io avevo detto che l'installazione su un host, tipo appunto su Aruba, ma anche su altri, è uguale a quella fatta in locale, con l'unica differenza che la cartella su cui caricare i file di Joomla non sarà nel nostro computer, ma sarà nel computer del provider, ovviamente. Allora, per trasferire file dal nostro computer ad un altro computer, normalmente si usa un client FTP. Ora, io qui ho riportato una schermata di un client che si usa su Linux, che è GFTP. Qui non ho specificato il nome, perché comunque il principio, la logica di funzionamento è identica per tutti i client, al limite potrà cambiare l'interfaccia grafica. Abbiamo da una parte, in questo caso sulla sinistra, i file sul mio computer. Infatti c'è scritto /home/Francesco. Dall'altra i file sul computer remoto, in questo caso ftp.joomla-expert.it. Quello è un dominio intestato a me. Il provider che dà il servizio per accedere darà un nome utente, una password e un indirizzo ftp.nomesito.net.it, quello che è. Con questi parametri uno le mette nel proprio client, ha questo tipo di schermata. In questo caso sulla sinistra seleziono Joomla, poi pigio la freccia per trasferire il file e il file andrà in quell'altra cartella. Durante questo tipo di operazione bisogna prestare attenzione ai permessi. Io uso i permessi 7.5.5, però con, diciamo, nella documentazione del proprio hosting possono essere specificati dei permessi diversi. Questi permessi non sono altro che o dei numeri, come ho detto adesso, 755 oppure 777, oppure possono essere dati in maniera esplicita. Andiamo più, vado, eccolo qua. Questo è lo stesso client di prima. Qui sto guardando i permessi della cartella Joomla. Nella cartella di destra, ci ho cliccato con il destro, ho selezionato le proprietà ed è comparsa questa schermata. Allora, vi spiego dove vengono fuori questi numeri. Praticamente ci sono tre, chiamiamoli, tipi di permessi. Uno riguarda l'utente. L'utente è colui che è il proprietario del file. Un gruppo di utenti che può accedere al file e tutti gli altri. Allora, ad ognuno di questi è possibile assegnare lettura, scrittura o esecuzione.
Inoltre, a ciascuna di queste opzioni è associato un numero. La lettura vale 4, la scrittura vale 2, l'esecuzione vale 1. Facendo la somma viene fuori 7. 4 più 2 più 1. Questo è 4 più 1, 5. 4 più 1, 5. Ecco come mai questa schermata qui si può sintetizzare in 7, 5, 5. Fosse stato qua lettura e scrittura, ma esecuzione no, sarebbe venuto 4 più 2, 6. Allora, il proprio client FTP può chiedere i permessi dati in questa forma esplicita oppure dati in forma numerica. C'è questo tipo di equivalenza, si tratta di fare un conto. Prima ho saltato una slide. Una domanda che può legittimamente essere posta è: il mio sito locale è pronto, lo voglio mettere online sul mio provider, o viceversa, il sito online sul mio provider è pronto, è tutto ok, voglio fare un backup in locale, come faccio? Qui ho indicato due possibili soluzioni, quella sulla sinistra è la via che consiglio. Copio tutti i files tramite client FTP con lo stesso metodo che avete visto prima, cambia solo la direzione del trasferimento, e poi uso phpMyAdmin per farmi un dump, una copia del server. phpMyAdmin l'avevamo visto l'altra volta. In questo momento, scusate, ho un lapsus. Scusate. Allora, nelle slide dell'altro incontro trovate l'indirizzo a cui accedere a phpMyAdmin, che è localhost/qualcosa. In questo momento mi sta sfuggendo che cos'è quel qualcosa, scusate. Si accede a un pannello di controllo per vedere tutta la configurazione del database, e quel pannello dove abbiamo creato il database per Joomla, da una parte c'è un bel pulsante con scritto esporta, quindi il database può essere salvato in un file. Operazione inversa è quello di fare import. Importo il database e quindi io trasferisco il database da remoto a locale o viceversa. Un'altra possibilità invece è quella di usare un'estensione specifica per Joomla che si chiama Akiba Backup. È un'estensione che permette, dato un sito già funzionante, di creare in automatico un backup del proprio sito installabile poi su un altro computer senza bisogno di fare manualmente questi trasferimenti di file e questo trasferimento del database. Ve l'ho segnalato solo per conoscenza, credo che sia ben supportato, però onestamente non l'ho mai usato. Io ho sempre preferito spostare i database e i file manualmente per avere il massimo controllo su quello che succede. Questo si è già visto. E queste erano tutte le informazioni preliminari. Ora possiamo passare ad alcuni concetti di base che riguardano l'amministrazione del sito. Il primo concetto è quello di front-end e di back-end. Il front-end è, in questo caso, il sito sulla sinistra, è come appare il sito a chi ci naviga. Il back-end è come appare il sito nel pannello dell'amministratore. Nello specifico, questo significa che questo sito, che è quello pari pari che abbiamo installato l'altra volta, è il back-end. Mentre se io, sempre da qui, do localhost/joomla/administrator, da qui posso accedere al pannello di amministrazione, pannello che mi chiede un nome utente e una password. Metto quelli che ho specificato
durante l'installazione di Joomla e poi posso accedere. Eccoci. La pagina non entra pienamente nel monitor solo per una questione di risoluzione, ma sicuramente sul vostro computer non avrete questo tipo di problema. Questo riguarda, è un problema proprio di videoproiezione. Quindi questi sono i due concetti base, proprio il concetto da cui partire. Qui è come si presenta la parte di amministrazione dopo il login, quella che abbiamo appena visto di qua. Joomla in realtà non è che ci dia chissà quali menu per creare il nostro sito, perché qua alla fine vediamo nuovo articolo, gestione articoli, gestione categoria, gestione media, gestione menu, utenti, moduli, estensioni, lingua, configurazione, template, profilo e poi due informazioni che ci dicono che è tutto aggiornato. Quindi Joomla parte dal presupposto che noi vogliamo scrivere degli articoli, oppure se non vogliamo farlo noi, che vogliamo creare degli utenti registrati sul nostro sito che abbiano la possibilità di scrivere degli articoli. Se andiamo a vedere come si presenta il sito appena installato, vediamo che in effetti segue questa logica, perché nella home compaiono subito tre articoli. Joomla, questo è un articolo, come iniziare è un altro articolo e progetto Joomla. Tra l'altro il primo articolo è riportato per intero, mentre gli altri due presentano un pulsante leggi tutto. Se andiamo a sfogliare il menu è quello che proprio contiene le opzioni di navigazione, abbiamo la home che è già dove siamo e poi le notizie. Le notizie su questo sito di esempio corrispondono di fatto a tutti gli articoli pubblicati. Abbiamo usare le estensioni, la comunità di Joomla, usare Joomla e così via. Per ogni articolo è riportata la categoria, quando è stato pubblicato, da chi è stato scritto e quante visite ha ricevuto. Ecco qua, questi sono gli articoli disponibili, qui ce ne sono altri. Si può anche andare avanti. Quindi Joomla alla fine ha le caratteristiche, così come è installato, di un blog. Si presenta come un sito per scrivere delle informazioni. Qua abbiamo il newsfeed, i feed sono degli aggiornamenti che riceve il proprio browser in automatico in un menu a tendina con delle liste di articoli recenti. Ora qui non ci possiamo collegare perché abbiamo constatato che non c'è la connessione a internet, comunque alla fine sono dei link web, cerca, contattaci, accesso utenti, amministrazione. Questo front-end si ritrova diciamo nella sua amministrazione, nel back-end, e vediamo una perfetta corrispondenza tra ciò che è presente nell'amministrazione e ciò che invece è presente nel front-end. Se andiamo su gestione articoli, vediamo com'è che gli articoli sono presenti in giù. Questi come iniziare, progetto Joomla, eccetera,
sono esattamente gli articoli che abbiamo visto prima, ma con delle differenze. Come iniziare? Il progetto Joomla e Joomla sono proprio gli articoli che si trovano nella home. Rivediamoli. Joomla, come iniziare? Progetto Joomla. Come iniziare? Progetto Joomla, Joomla. Qua c'è, vedete, l'opzione in evidenza. Questa opzione serve proprio per indicare a Joomla che vogliamo che quello specifico articolo si trovi nella home. Ad esempio, se io clicco qui, l'opzione in evidenza viene disabilitata, poi torno di qua, aggiorno la pagina, ed è sparito. È esattamente quello che mi aspettavo, ma è sparito solo dalla home. Adesso vado su notizie. Altri articoli, Joomla. Eccolo qua. Quindi l'articolo non è che è eliminato. L'articolo è comunque assegnato ad una categoria, in questo caso la categoria notizie. Ovviamente queste sono solo categorie di esempio, possiamo fare quante categorie vogliamo, quante meno vogliamo, magari se si vuol fare il sito di un'associazione sportiva potremmo indicare come varie categorie, i tipi di sport oppure i campionati eccetera. Qua riabilito in evidenza. Quindi, per ogni articolo vediamo lo stato. Lo stato significa se l'articolo è pubblicato o non è pubblicato. Questo è un concetto diverso da in evidenza o non in evidenza, perché se io clicco su stato e l'articolo passa, ci viene questo pallino rosso, significa che l'articolo, in questo caso come iniziare, proprio non viene più pubblicato nel front-end, né nella parte della home né nella categoria delle notizie. Possiamo verificare. Allora, torniamo nella home. Come iniziare era qua, era qui e non c'è più. Ora ho cliccato di nuovo su notizie, ma l'articolo non c'è più. Poi abbiamo la categoria assegnata appunto all'articolo, come dicevamo prima, l'ordine. L'ordine qui è proprio l'ordine in cui gli articoli devono comparire nella categoria notizie. L'accesso public significa che lo possono vedere tutti questi articoli, creato da il super user e l'amministratore, che in questo caso corrisponde all'utente che ha installato Joomla, ovvero admin. La data in cui è stato scritto l'articolo, quante visite ha ricevuto, in quale lingue è visualizzabile. Joomla è predisposto per siti multilingue, io potrei fare un articolo e dico è visualizzabile solo nella parte in italiano o in inglese, in francese, in tedesco del sito e così via. L'ID corrisponde, questo ID è un numero che viene assegnato automaticamente ogni volta che viene creato un articolo, corrisponde all'ordine in cui gli articoli sono stati creati. Quindi 1 significa che l'articolo Joomla è stato creato per primo. Torniamo un momento sulle slide. Questo l'abbiamo già visto. E ora vi ho fatto vedere un pochettino più in dettaglio gli articoli nell'amministrazione. Ovviamente non ho in questo momento creato un nuovo articolo, non ho fatto, diciamo, cose avanzate, mi sono limitato a vedere le opzioni già disponibili. Io vi invito ad andare a questo indirizzo. Ora, se non avete tempo di ricopiarvelo, comunque le slide saranno comunque scaricabili dal sito del Guru at Work.
dove c'è tutta una lunga spiegazione di come si gestiscono gli articoli in Joomla, di come si organizzano in categorie e varie ed eventuali riguardo al discorso di come si inserisce un articolo. Comunque noi possiamo subito fare una prova. Allora, vado sul nuovo, aspetto che il computer risponda. Scrivo il mio primo articolo. Alias possiamo anche non specificarlo e faccio vedere cos'è l'alias. Ora apro un articolo, questo qua. Usare l'estensione. Guardate qua su nella barra degli indirizzi l'indirizzo. Vedete, qui c'è scritto 7 trattino usare trattino le trattino estensioni. Usare l'estensione è scritto così, l'alias, il 7 è l'id dell'articolo. Quindi questa alias serve per specificare quello che sarà l'indirizzo del sito. Il fatto di poterlo personalizzare è utile nel caso in cui io voglia un URL, cioè un indirizzo personalizzato. Anzi, possiamo anche farlo, ci scrivo link creato da me. Quando l'articolo sarà in evidenza, vedremo link creato da me. Categoria. Sulla base di quello che ho detto prima, dovrei assegnare l'articolo ad una categoria. In questo caso c'è una categoria sola perché è quella fornita dai default, ne posso creare anche altre, ma potrei anche non categorizzarlo. In questo caso la cosa ha senso solo se ho intenzione di metterlo nell'home page. Se io non categorizzo l'articolo ma lo metto nell'home page, significa che si vedrà solo nell'home page, poi quando navigo nel menu non comparirà da nessuna parte. Allora lo lascio così, non categorizzato. Stato pubblicato, ovviamente, se no non sono in grado di vederlo. L'accesso per ora lo lasciamo a public, cioè lo possono vedere tutti, che sono quest'altro. Su Joomla ci sono varie categorie di utenti e la gestione degli utenti su Joomla 2.5 è anche abbastanza complessa. Per semplificare al massimo possiamo dire che abbiamo coloro che vedono il sito senza avere il login, che sono gli utenti public, e coloro che vedono il sito dopo aver fatto il login, che sono gli utenti registered. E poi ci sono gli amministratori. Oltre a questo ci sono anche altre categorie. Questo lo vediamo dopo. I permessi, anche questi li vediamo dopo, torno indietro. In evidenza sì, in evidenza ciò che serve per mettere l'articolo nell'home page. Lingua, ma a me che sia visualizzato in inglese non interessa, desidero che sia visualizzato solo in italiano. E scrivo, questo è il mio primo articolo. Come vedete c'è tutto un piccolo editor incorporato, è possibile inserire delle immagini, ad esempio. Ci sono, ad esempio, delle immagini già caricate in maniera predefinita su Joomla. Scelgo l'immagine delle mele e gli do inizio caricamento. Oppure avrei potuto cliccare su spoglia e scegliere un'immagine dal mio computer. No, non devo cliccare sul caricamento, devo cliccare su inserisci. Ora torno. Scusate. Caricamento è quando seleziono un file dal mio computer. Quindi questo è il mio primo articolo e c'è l'immagine di queste mele verdi. No, non è caso, io mi dilungo oltre, questo alla fine è un editor simile a qualunque altro editor tipo Word. Casomai le cose da... Ecco, casomai faccio vedere questo.
nel primo incontro abbiamo fatto vedere che è lo standard del web e l'HTML, ma il CMS ci permette di creare siti senza bisogno di imparare l'HTML. Se adesso qua clicco su editor se no, vedo direttamente l'HTML corrispondente a quell'articolo. Quindi questo HTML e questa pagina sono esattamente la stessa cosa. Per chi conosce un po' di HTML, ha senso magari andare qui se qualcuno vuole fare qualche modifica molto personale che non riesce magari a fare con gli strumenti già forniti dal programma. Qui vediamo strong, strong vuol dire grassetto, quindi strong, questo è il mio primo articolo, strong significa questo è il mio primo articolo, è scritto in grassetto. P vuol dire paragrafo, quindi qui inizia un paragrafo, di qua il paragrafo finisce, text align center è centrato e così via. Quindi alla fine questo HTML non è che sia e chissà quale enorme complicazione, visto così. Chiaro che l'HTML complessivo di un sito invece è molto più complesso. Questo è l'HTML della pagina che stiamo guardando in questo momento dell'amministrazione. Direi che come esempio può bastare, non c'è bisogno di andare oltre. Poi possiamo inserire un sacco di informazioni aggiuntive, creato da, posso selezionare un utente, va bene, superuse, alias autore, data creazione, insomma vedete ci sono varie opzioni. Non mi dilungo oltre su questo punto e direi di pubblicare subito l'articolo. Posso chiedere? Sì. Ma il layout che avrò poi sul browser come lo verifico? Perché io ho composto una pagina. Sì. Ma è quello che vedrò poi sul browser? Chiaramente il template può influire sulla grafica degli articoli, ma la logica sarebbe che nel template è specificato la grafica complessiva del sito e dove sono posizionati i vari elementi del sito, ma l'articolo in sé è e deve rimanere in quel modo. Tutto qua. In realtà io sto già verificando il layout nel momento stesso in cui scrivo l'articolo, perché comunque lo sto visualizzando con il browser. Dico che così è in teoria. Poi in pratica ci possono essere dei template, come è capitato a me, che ad esempio per via di come sono strutturati mi impedivano alcune funzioni dell'editor, cioè nell'editor vedevo ad esempio punti elenco, però poi quando andavo a pubblicare l'articolo il punto elenco spariva. Allora questo succedeva perché nel foglio di stile, sa cos'è un foglio di stile? Ecco, nel foglio di stile del template c'era un reset della puntizzatura, praticamente c'era stato messo margine zero, una cosa del genere. Allora in quel caso io sono intervenuto nel CSS e ho tolto le impostazioni che mi davano fastidio. Questa è una cosa da verificare sul momento. Tra l'altro è anche questo uno dei motivi per cui prima di mettere un sito in produzione sarebbe bene avere una copia locale, fare tutti i propri test, poi quando uno è sicuro lo metto online. Dunque, il mio primo articolo. Torniamo nella home. Abbiamo messo in evidenza. Eccolo qua, è comparso nella home. E sarà solo nella home. In questo caso si è verificata esattamente la corretta corrispondenza del layout. Layout vuol dire impaginazione, vuol dire semplicemente questo. Allora, per un sito comunicativo
per un sito che vuole, ad esempio, portare tante pagine con informazioni, alla fine si tratta di scrivere degli articoli, pubblicare dei menu, eccetera. Vediamo le altre opzioni, ora torno nelle slide. Inserire un articolo, questo link, sono specificate ancora altre cose che riguardano l'inserimento degli articoli, questa era solo una panoramica. Qui mostro esattamente quello che abbiamo già visto, cioè la corrispondenza tra gli articoli nel front-end e nel back-end. Andiamo avanti. Gestione degli utenti. La gestione T ci si arriva direttamente andando sì, pannello di controllo, gestione utenti. È ovvio che avendo appena installato il sito, l'utente presente sarà uno solo, cioè l'amministrazione del sito, admin. Eccolo qua. Dalla pagina del sito è comunque presente un link per registrarsi per gli utenti, ma nulla vieta magari di decidere che nessuno possa registrarsi al sito, ma che saremo noi ad assegnare a persone specifiche un nome utente e una password. Questo ad esempio può aver senso su un piccolo gruppo, su un sito comunitario, su un'associazione dove magari quando uno viene tesserato gli viene dato il nome utente e la password e così via. La possibilità di registrare o meno un utente viene specificata nella configurazione globale del sito. Ci sono dei rallentamenti quando clicco, perché tenete presente che questo è un netbook con capacità abbastanza limitate. Allora, so che qui devo solo ritrovare dov'è l'opzione. Tra l'altro tenete presente che io ho lavorato fino a pochi giorni fa sempre solo con Joomla 1.5, 2.5 c'ha comunque delle differenze perché è una versione molto più evoluta. Ecco, in questo momento credevo fosse qui, non l'ho trovato. Verificherò questa cosa magari per il prossimo incontro, quando vedremo ancora più in dettaglio l'amministrazione. Questa è solo un'introduzione, e troverò esattamente dov'è questa opzione, che comunque c'è, è presente. Andiamo avanti. Gli utenti sono divisi in gruppi, prima ho fatto l'esempio di quali sono i gruppi principali: public, registry, super user, amministratori. In realtà c'è, come potete vedere, tutta una gerarchia più precisa, e a ogni elemento di questa gerarchia sono associabili dei permessi. Questi permessi sono specificati nella configurazione globale di Joomla, e qui ho riportato un link per approfondimenti. Io comunque consiglio a chi si avvicina per la prima volta a Joomla di non andare a toccare l'ACL, cioè l'Access Control List di Joomla, perché all'inizio può essere complicato. Qua vediamo in questa schermata vediamo che l'utente publish, quindi sarà qualcuno che può pubblicare articoli, ha consentita l'impostazione di login sul sito e può creare articoli. Ora qua c'è questo testo, non si vede il resto. Comunque vediamo che ci sono delle operazioni non consentite, delle operazioni consentite. In generale c'è una lista di operazioni, ad ogni categoria di utenti viene specificato cosa è consentito e cosa no. Ad esempio,
Posso desiderare, nel caso di un sito associativo, che certe persone possono visualizzare certi tipi di articoli e altre persone no. Sia che, dico, chi non è registrato al sito può vedere certe cose, chi è registrato ne può vedere altre, ma solo se appartiene ad una certa categoria, giusto per fare un esempio. Nel front-end c'era il... Sì, c'era il menu principale, c'erano tre tipi di menu, in realtà ne abbiamo visto solo due. Abbiamo visto in maniera specifica questo qua con Joomla.org, questo qui che è il top menu, e poi questo che è il menu principale. Quindi abbiamo il menu principale, il top menu e il menu utente, che è visibile solo quando una persona fa il login sul sito. Per ogni menu sono associate delle voci. Queste sono esattamente le voci che avevamo visto prima: home, notizie, news feed, link web, eccetera. Quando una persona vuole creare nuovi contenuti o nuove categorie, o comunque qualcosa che qui non è presente, oltre a crearla dovrà anche andare nel menu per metterci un link per la navigazione. Nel momento in cui una persona crea un nuovo menu, viene chiesto che tipo di menu deve essere e di che cosa si tratta. Ad esempio, potrei specificare che quel tipo di menu è una categoria, potrebbe essere anche altro. La voce di menu, ad esempio, potrebbe essere un link. Già qui vediamo che i tipi di voce di menu si diversificano. Home e notizie sono articoli, news feed sono appunto news feed, poi abbiamo link web, lista di link in una categoria, cerca, appunto una cosa che non c'entra niente con le precedenti, serve appunto per cercare cose pubblicate nel sito, la pagina contatti e così via. Quindi nemmeno sono specificabili tante cose diverse. I moduli. I moduli sono porzioni del sito che vengono messe intorno agli articoli. I menu che abbiamo visto adesso, ad esempio, sono dei moduli. I moduli possono essere anche altri. Questi sono i moduli attualmente pubblicati sul sito: ricerca, top menu, percorso. Percorso praticamente vi faccio vedere qual è. Vedete qua c'è scritto segui home, oppure clicco su notizie, verrà fuori. Sei qui home notizie. Questo è il percorso. Serve all'utente per non smarrirsi nel sito, ma per avere sempre una chiara indicazione del percorso dove si trova. Poi banners, che è disabilitato, il menu principale, il login e il menu utente. Quindi un modulo, come ho scritto qui, è qualcosa che si può posizionare vicino ad un articolo. Un menu, per esempio, un modulo. Quel piccolo blocco di registrazione sul lato sinistro dove c'è il pulsante registrati è anche quello un modulo. È possibile inserire nuovi moduli, questi sono alcuni dei moduli predefiniti che è possibile aggiungere. Con l'estensione si possono aggiungere anche altri moduli. Ora si arriva al template. Praticamente in Joomla, come in ogni buon CMS, c'è una separazione tra quella che è la struttura del sito, struttura complessiva anche dell'aspetto grafico, e quelli che sono i contenuti. Cioè, se voglio cambiare l'aspetto grafico del sito, non devo riprogettare tutto il sito e andare a inserire di nuovo contenuti. Un template si occupa dell'aspetto grafico e del posizionamento degli elementi. Questi sono i template forniti di default con l'installazione. Ovviamente se ne possono aggiungere altri. Notate qui il lato, qui siamo nel back-end, quindi io per l'amministrazione ho due tipi di grafica diverse e per il sito ne ho tre. Io ora ve le faccio vedere tutte e tre con i contenuti di default forniti con l'installazione. Eccoli qua. Ho solo cambiato il template, non ho fatto altro. Apparentemente sembrano tre siti diversi, è sempre lo stesso identico sito. Quindi il template ci dà
enormi possibilità di cambiare l'aspetto del sito, come più è vicino al nostro sentire, come più è vicino a ciò che vogliamo anche comunicare agli utenti. E questi sono, diciamo, gli aspetti principali dell'amministrazione. Questo a grandi linee è ciò che Joomla offre per l'amministrazione del sito. È ovvio che se voglio creare un social network non lo posso fare, voglio creare un sito di vendita online non lo posso fare, e così via. Le cose che non posso fare sono tantissime. Perché? Perché questa base in realtà non è specializzata in niente. È ovvio che in un sito ho bisogno di inserire dei contenuti testuali come degli articoli, però magari ho bisogno di molto di più. E allora tutto ciò che non è fornito come funzionalità nel pacchetto base può essere aggiunto tramite le estensioni. Qui vedete la schermata per caricare le estensioni. Le estensioni si trovano su un sito unico che si chiama GED, Joomla Extension Directory, accessibile all'indirizzo specificato in basso. Vediamo qui le varie, è solo in inglese, anche se è solo in inglese il sito, spesso le estensioni sono tradotte, quindi sono disponibili anche in italiano. Tutte le categorie, accesso, sicurezza, amministrazione, pubblicità e così via. Quindi c'entrava tutto, la categoria è lunghissima. Quindi andando su questo sito, una volta che una persona si è impratichita di Joomla, ha la possibilità di aggiungere tutto ciò che desidera. Le estensioni sono, non so se migliaia o decine di migliaia, comunque sono veramente tante. Per ogni estensione è specificato su quale versione di Joomla può funzionare. Raramente è specificato se per Windows, Mac, Linux, perché normalmente, come si è visto prima, questa cosa non influisce, salvo rari casi per motivi specifici. È interessante, per ogni estensione possiamo vedere anche i commenti degli utenti, così ci rendiamo conto. Inoltre, tantissime estensioni sono proprio pacchetti commerciali. Quindi viene data l'estensione, poiché il software libero uno lo può installare anche su 1000 siti, ci può fare l'uso che vuole, se non ha la capacità lo può modificare, però al tempo stesso, poiché c'è stato un pagamento, c'è anche un'assistenza tecnica. Ma ci sono anche tantissime estensioni gratuite, ovviamente. La mia esperienza con Joomla, qui questo secondo incontro si conclude così. La mia esperienza con Joomla è iniziata proprio con un'estensione. Il motivo specifico per cui io mi sono avvicinato a Joomla è stato che quando ho deciso di creare quel sito che vi ho mostrato l'altra volta per gli studenti della mia università, avevo bisogno di una funzionalità che permettesse agli studenti in questione di caricare e scaricare i file dal sito, quindi di avere un archivio online dei propri appunti, documenti, eccetera. Cercando in rete avevo trovato un'estensione per Joomla che permette questa cosa, un'estensione tra l'altro del tutto gratuita. Allora ho iniziato da subito a usare Joomla, nello specifico perché mi serviva quell'estensione. Questo per dirvi come alla fine la potenzialità di Joomla deriva anche e soprattutto dal supporto che c'è dalla comunità. Il GED e Joomla Extension Directory alla fine, o che ci siano applicativi commerciali o gratuiti o fatti da chissà chi, comunque è frutto del lavoro di una comunità. E questa comunità lavora costantemente per aggiungere nuove funzioni a Joomla. Bene. Io ho finito, se ci sono domande. Come si fa a vedere quali estensioni sono state caricate? Allora, un attimo. Ritorno nell'amministrazione. Joomla in maniera predefinita offre già un sacco di
chiamiamole estensioni, che poi si concretizzano in varie categorie. Sono, possono essere moduli. I moduli sono quei frammenti di pagina con specifiche funzioni che si aggiungono intorno agli articoli. Possono essere plugin. Spesso i plugin sono invisibili all'utente, però aggiungono funzioni per l'amministratore. Ad esempio, voglio una statistica precisa di chi si collega al sito, da quale parte del mondo, con quale browser, con quale risoluzione, eccetera. Quindi l'utente non vedrà nulla, però lo vedrà l'amministratore. Quello è un plugin, non è un modulo. Se io vado su estensioni, gestione estensioni, vedo che c'è una gestione dei moduli, sono quelli di ciò, una gestione dei plugin, dei template e della nuova. Vado su gestione estensioni. Da questa pagina, che è quella che ho mostrato prima, posso installarla. Qui aggiorna, ovviamente, serve per verificare se sono disponibili gli aggiornamenti per l'estensione che ho installato, ma quello che risponde propriamente alla domanda è gestisci. Qui vediamo qui vediamo l'elenco di tutte le estensioni presenti già di default. Ed osso visualizza tutte, così possiamo anche renderci conto numericamente di quante sono. Ecco, questo è già quello che c'è di default. Sono disabilitabili solo le estensioni che non sono strettamente necessarie per l'amministrazione. Ad esempio, se vado su autenticazione Joomla. A me è capitato su Joomla 1.5, che non ha questo meccanismo di protezione, cioè tutte disabilitabili su Joomla 1.5, di disabilitare autenticazione Joomla. Significa che ho impedito sia a me, amministratore, sia a qualunque altro utente di loggarsi sul sito. Da quel momento il sito è diventato inutilizzabile. Non potevo nemmeno più rientrare nell'amministrazione per correggere il problema. Per fortuna, per quello che vi ho fatto vedere prima, mi ero fatto un backup di tutto il database, un backup di tutto l'FTP. Praticamente ho riportato il sito a com'era prima che facesse questa modifica. Su Joomla 2.5 questo problema viene evitato, perché quello che non deve essere disabilitabile c'è un bel lucchetto. Non si può disabilitare. Anche se ci clicco qui, non succede niente. Tutto il resto, tipo articoli più letti, lo voglio togliere dal sito, non mi interessa, lo posso disabilitare. Allora, quando installo un'estensione, questa poi comparirà anche su gestisci e da lì potrò disabilitarla o abilitarla. Un attimo, che voglio vedere una cosa. Eccolo qua, infatti ovviamente c'è anche disinstalla. Eccolo qui, se seleziono un'estensione la posso anche disinstallare. Una volta che un'estensione viene installata, io potrei aver bisogno di gestirla. Ora, da questa pagina io posso solo o abilitare, disabilitare o disinstallare un'estensione, ma non è che le funzionalità specifiche dell'estensione le gestisco da qui. Le vado a gestire invece da, eccolo qua, componenti. Se installo un'estensione che ha specifiche funzionalità, questa andrà comunque a integrarsi nel sito da qualche parte. Spesso, ma non tutte le estensioni, dipende dalla complessità, dal tipo di funzioni che hanno, eccetera, si vanno a mostrare qua. Vado sul componente, ad esempio Joom Social, che serve per creare un social network, mostra qui un nuovo menu con scritto Joom Social e poi da là c'ho tutte le voci per configurarlo. Se un'estensione non ha bisogno di visualizzarne nulla in componenti, magari mettiamo che si tratti di un plugin, vado su gestione plugin, cerco il plugin che mi interessa, vediamo un po', esempio motore di ricerca contenuti, ci clicco,
e poi vedo quelle che sono le opzioni abilitabili o disabilitabili per questa estensione. In questo caso non c'è nulla che mi interessi, però mettiamo, se c'ho un plugin, magari ho bisogno di configurarlo, lo faccio da, ripeto il passaggio, chiudo. Vado su estensione, gestione plugin, oppure gestione moduli, oppure gestione template e così via. Il primo, gestione estensione, è solo per l'installazione, disinstallazione, abilitazione. Quest'altro invece è per configurarli. Qualcuno però, oltre a comparire in queste voci, compare anche su componenti. Bene. Altre domande? C'è un modo per trovare in rete siti fatti con Joomla? Penso di sì, ma non ci ho mai provato. I siti fatti con Joomla si riconoscono facilmente, basta un'occhiata. Nel senso, mi viene in mente il sito del Volo Continuo, che è un giornale che a volte leggo. Quando vedo, date un attimo, ecco, io qua ritorno nel front-end. Se vedo slash index.php slash qualche cosa, notizie, oppure clicco su una notizia, vediamo come viene il mondo. Io vedo il nome di una categoria, vado con lo slash, c'è un id che corrisponde all'id assegnato in automatico all'articolo, e poi il resto, che è un alias, usare trattino eccetera. Io capisco subito il Joomla, perché è solo Joomla che fa questo tipo di assegnamento degli URL. Poi nello specifico Joomla 2.5 è già configurato in automatico per mettere gli indirizzi in questo modo. Le versioni precedenti di Joomla, tipo la 1.5, hanno un'altra maniera di mostrare l'URL, cioè o è abilitabile questo che ha un nome, è la SEO, cioè l'ottimizzazione per i motori di ricerca, perché qui nell'URL sono specificate delle parole chiave utili al motore di ricerca, oppure viene mostrato tipo slash com sta per componente, barra in basso, nome del componente, quindi il componente di Joomla che gestisce quello che sto vedendo, slash qualcos'altro. Quindi nell'URL già ho un indizio forte che mi fa capire se aggiungere o no. Poi c'ho anche delle altre cose. Guardiamo un attimo l'HTML. Vado su, visualizza, sorgente pagina. Vediamo se viene fuori. Cosa c'è scritto qua? Generato Joomla. Ora, qualcuno può dire, io webmaster vado a togliere quell'informazione, faccio in maniera che nel codice sorgente non ci venga scritto. Sì, lo posso fare, però in realtà guardando il codice si capisce subito il Joomla, perché anche se tolgo l'informazione, questo slash index.php components pure template system, cioè tutte queste sono indizi forti che conosce Joomla, riconosce subito. Quindi la domanda si può rigirare in un altro modo: è possibile, una volta fatto un sito con Joomla, nascondere l'informazione che è fatto con Joomla? La risposta è no, perché se uno se ne intende, anche se uno ha tutti gli accorgimenti possibili per non far vedere che è fatto con Joomla, si vede comunque. Altri quesiti? Io un quesitino ce l'avrei, sì. Però non so se è troppo difficile. Ci si prova. Quando il motore di ricerca cerca e fa il suo lavoro, ma quali sono le cose più importanti? Ricordatevi di firmare prima di uscire. Quali sono le cose più importanti che guarda? Innanzitutto i contenuti, l'URL dell'articolo. Un attimo, perché non so. Sì, sì, claro. Allora, andiamo più nello specifico su Google, così ci si capisce meglio. Google innanzitutto
sta puntando molto sul commercio, su in particolare sul mettere al primo posto i siti che hanno pagato per stare al primo posto, mediante le inserzioni pubblicitarie fatte su questo. Allora, ora non posso farlo perché non c'è il collegamento a internet, però se io come webmaster vado sul sito di Google, mi autentico come webmaster, seguo tutta la procedura per dimostrare a Google che c'è per me, e poi chiedo a Google, quanto mi costa mettere questo sito tra i risultati? Magari, ovviamente si tratta di inserzione pubblicitaria, quando uno naviga, vede il link al mio sito, ci clicca, comunque sono tutte soluzioni per aumentare la visibilità. Google in automatico scansiona la pagina, vede quali sono le parole chiave, fa dei confronti di sito analogo e mi dà un risultato che quanto mi costerebbe, dico, se spendi tot ti puoi aspettare un numero X di visitatori. Io vi dico che le cifre sono molto alte, perché si tratta anche di un euro a click. Una persona va su internet e clicca sul link del mio sito e già io ho pagato un euro. Al di là di questo, che è l'aspetto proprio strettamente commerciale di Google con cui ci sta facendo miliardi, quello che invece riguarda una corretta indicizzazione del sito è, prima di tutto, la struttura, proprio l'HTML del sito, però noi di questo non ci occupiamo. Cioè è già Joomla che cerca di fornire un sito strutturato bene dal punto di vista dell'HTML, perlomeno con i template forniti di default. Poi abbiamo bisogno di un titolo, che c'è titolo, usare le estensioni. Se questo titolo, usare l'estensione, è coerente con il titolo magari dell'articolo messo in evidenza, e sarà appunto usare l'estensione, e se usare l'estensione sono parole, usare le estensioni, queste tre parole compaiono anche nell'URL, che è esattamente quello che succede con un'installazione predefinita di Joomla, allora il sito viene valutato positivamente, perché Google apprezza questa cosa. C'è la coerenza fra il titolo lì nell'HTML, sì, la stesso argomento nell'URL, sì, e allora tolgo qui un attimo l'HTML e eccolo qua, proprio come inizio pagina è bello evidenziato ovviamente con tag idonei. Un attimo che vado su analizza l'evento. Allora, eccolo qui. L'elemento in questione è questo, H2. Sa cosa significa? No. Allora, l'HTML è strutturato per avere dei tag. I tag sono queste parole H2, div, poi non si legge più cosa c'è. Questi tag nell'HTML hanno una specifica funzione, cioè dicono al browser che tipo di contenuto si deve aspettare. Ora, nel caso specifico, H2 serve proprio per indicare un titolo. H sta per ridere, poi c'è H1, H2, H3 fino a H6, H6, 7? 6, ok. Allora, il numero specificato dopo la H indica l'importanza dell'articolo, tipo se ho un H3 e dopo un pochino ho un H4, se vi è quell'H4 sarà un sottotitolo di H3. Okay. Allora qui H2 o è un sottotitolo di H1, se qui nel codice c'è specificato un H1 da qualche parte non lo so, lo dovrei guardare, oppure se non c'è niente sopra, se parte subito un H2, questo sito con il suo codice HTML sta dicendo a Google, guarda, questo è il titolo della pagina. Allora, se il titolo della pagina è coerente con l'URL, è coerente con il titolo della pagina ed è coerente anche con il contenuto, se qui c'è la parola estensioni, è bene che la parola estensioni compaia anche più e più volte nell'articolo in questione, Google lo apprezza, ma non è tutto. Un altro fattore decisamente importante per l'indicizzazione sono i link
che gli altri siti fanno verso il nostro, non il contrario. Cioè, se io linko 10.000 siti, a Google non gliene frega niente. Ma se sono 10.000 siti che linkano il mio, Google lo apprezza e dice allora questo è un sito importante. E questo è ovvio, perché lo capiamo anche noi, se un sito viene indicizzato da tantissimi altri siti è importante. Ma magari non è solo importante quanti siti indicizzano il mio, ma anche quali. Se il mio sito è indicizzato da una nota testata giornalistica italiana, Google lo considera in un modo. Se è indicizzato dal blog personale di chissà chi che non legge nessuno, lo considera in un altro. È chiaro che su questo secondo aspetto, cioè i link che gli altri fanno al mio sito, influiscono due cose. La prima, o c'è proprio una politica commerciale di avere dei siti bersaglio a cui chiedere di linkare il mio sito e io le pago per questo, oppure il mio sito è così di elevata qualità che gli altri lo indicizzano spontaneamente senza neanche chiedermi nulla. Questo è quello, diciamo, questi sono tutti gli elementi base che servono per un'ottima indicizzazione del sito. Google, Joomla fa del suo meglio perché è già ottimizzato per Google. Però ovviamente questi altri aspetti, come appunto la validità dei contenuti, il fatto che altri mi linkino, oppure il fatto che io faccia delle specifiche politiche commerciali che poi costano migliaia e migliaia di euro, cioè si parla anche di decine di migliaia, dipende da cosa voglio pubblicizzare e verso quale tipo di utenza, e anche soprattutto verso quali concorrenti, perché se ho pochi concorrenti un discorso, se ce ne ho mille un altro. Questi sono aspetti che Joomla non può tenere presenti, questi dipendono solo da noi. Ah, ho dimenticato un altro aspetto importante, il nome del dominio. Se io voglio fare un sito di ricette per la cucina e il mio sito si intitola www.ricetteincucina.it, per Google vale tantissimo. Se invece il mio sito si intitola www.quellochemipare.it, qualunque altra cosa che non c'è la parola cucina o cucinare o comunque qualche cosa che è coerente con i contenuti del mio sito, fa abbassare parecchio il ranking. Quindi Google nell'URL dà importanza sia all'URL dopo slash index.php slash, quello c'è lì, ma soprattutto a quello che c'è prima, anche perché quando un utente naviga su Google e vede l'indirizzo, la prima cosa che guarda è il nome di dominio. Se voi cercate, faccio un esempio personale, ma che è solo un esempio per mostrare la logica, poesie Francesco Galgani, cioè le mie poesie, mi trovate al primo posto su Google. Perché? Perché il mio sito è www.galgani, il mio cognome.it slash poesie. Più chiaro di così non si può e Google lo apprezza. Se l'avessi messo su web.tiscali.it, come fanno in tanti perché Tiscali dà spazio gratuito, slash le mie poesie, Google non l'avrebbe nemmeno considerato, perché cioè da quell'indirizzo non si capisce bene che quello è il mio personale sito di poesie. Un'altra domandina: come è venuto fuori questa schermata qui che estrae queste informazioni, come ha fatto ora? Allora, adesso riaggiorno la pagina se faccio molti passaggi. Questo vale solo su Firefox e forse su Chrome, dico forse perché Chrome non lo uso, sicuramente siamo su Firefox. Nello specifico siamo su, un attimo che arriva, l'ultima versione di Firefox, che è la 16. Allora, se io voglio sapere, se io voglio sapere quale pezzo di codice e di foglie di stile associato a una qualunque cosa del mio sito, io ci vado qua, clicco con il destro e gli do analizza elemento. Allora mi dice P. Questo è un paragrafo, perché P in HTML vuol dire paragrafo, ma questo paragrafo ha delle caratteristiche.
Vi ricordo, l'HTML, cioè quello che compare qui e quello che si vede anche nel codice sorgente, definisce la struttura del sito. I fogli di stile, che sono questi CSS, definiscono, diciamo, l'aspetto grafico del sito. Quindi, P, questo è un paragrafo, questo paragrafo ha queste caratteristiche. Altezza tra le righe, quindi l'altezza, la distanza tra questo rigo e quest'altro è 1,7 m, è una unità di misura. Non so fare l'equivalente con altre unità di misura, quindi non chiedetemi quanto vale, vale quello che vedete qui. Margine 8 pixel z, allora. Questo 8 pixel è qui. Questo è 8 pixel e questo è 0. Infatti si vede che là è staccato e di là è attaccato. E così via. Si possono vedere tutte le proprietà. Si tratta, questo è particolarmente utile almeno per me quando voglio andare a modificare degli aspetti del template, perché il template comunque è modificabile. Torniamo un attimo nell'amministrazione di Joomla. Allora, estensione, estensione template. Devo rientrare perché dopo un tot tempo si scollega, o meglio, dopo un tot tempo che non lo utilizzo. Allora, qui siamo sul template, stiamo usando il template viz2, lo seleziono e qua vado su modifica. Un attimo. Sì. Qui ci sono dei parametri del template come l'immagine iniziale, ma non era questo che volevo. Un attimo che torno indietro. L'ha riportato qui. Allora, lo dico in un altro modo, con Joomla 1.5, ciò con cui ci amministro i siti, posso vedere proprio il foglio di stile del template. Qua in questo momento non me lo fa vedere, comunque ci arrivo facilmente in una maniera molto più diretta. Vado su computer, vado dove è installato il sito. Poi su file system, sembra bloccato ma non lo è, ha i suoi tempi di reazione. Poi vado sul var e www è la cartella che contiene Joomla. Ci vado con il destro e gli devo dare apri come amministratore, se no non posso modificare assolutamente nulla di quello che c'è. Mi chiederà la password amministratore, che è quella che ho dato durante l'installazione di Linux Mint. Eccoci. Vado su Joomla. Cogliamo così anche l'occasione per vedere la struttura di Joomla proprio a livello di cartelle.
Allora, questo è come si presenta il sito, così com'è. Allora, è ovvio che dobbiamo andare su templates, perché sarà lì, comunque già che ci siamo diamo un'occhiata in giro. Qui c'è la cartella di amministrazione, l'amministrazione è separata da tutto il resto del sito. Poi qua ci sono i componenti, le immagini, questi sono file specifici di Joomla, i file inclusi. Qui c'è la lingua, ad esempio se c'è un messaggio che Joomla mi dà che vedo c'è un errore ortografico, vedo c'è qualcosa che non va, lo voglio cambiare, lo trovo dentro linguaggi. Librerie, log, media, dove sono tutti i file, ad esempio l'immagine delle mail si trova in media. Qui ci sono i moduli, i plugin e finalmente si arriva all'inizio. Allora, quello che stavamo usando era BIS 20, mi sembra. BIS, sì, è lui. Eccolo qua. Qui c'ho, eccoli qua, foglie di stile, CSS. Allora, vado su template.css, gli do apri, clicco su mostra. E aspetto. Scusate, lo faccio chiudere, dobbiamo chiudere alle 7. Va bene, grazie. Ora faccio vedere quest'ultima cosa, poi le altre domande, se me le inviate via email, provvederò al terzo incontro a dare una risposta. Eccolo qua. Allora, già vedo, faccio solo questa dimostrazione veloce su come cambiare un template e poi si chiude. Guardiamo il sito com'è adesso. Se c'ho un po' di rallentamento nel computer. Eccolo qua. Allora. Infinity mouse. Che finisce. Eccolo qua su. Lo svegliamo. Sì. Volevo chiudere qua la visualizzazione. Poi chiudo anche quest'altra pagina. Allora, così adesso c'è lo sfondo bianco, voglio provare a cambiare lo sfondo. Non vi assicuro che funzioni, però questo è il metodo. Qui c'è background, c'ho il computer quasi bloccato. Vado a cambiare FFF, che vuol dire bianco, è un codice esadecimale, vuol dire bianco. Questo si può spiegare un'altra volta, sennò qui non si finisce più. E gli do red, che vuol dire rosso. Adesso vado a cliccare su salva appena mi ridà il comando del mouse. Non ce l'ho messo? No, non ce l'ho messo. Vedo salva. Cancelletto si usa solo per i codici esadecimali. Poi torno qua. E do aggiorna. E non è cambiato nulla. Sicuramente perché da qualche altra parte c'è specificato un altro foglio di stile che va sopra scrivere questo. Cioè io dovrei allora andare qua, analizzare l'elemento. Quando io analizzo l'elemento, Firefox mi scrive esattamente qual è il file dove è specificato quello che sto vedendo. Però se ora bisogna chiudere, bisogna chiudere. Io comunque vi ringrazio tutti. Grazie a te.